Bene, bene, siamo tornati alla seconda parte del nostro programma d'oggi, Fiumi d'Acqua Viva, dove noi stiamo trattando un argomento che è molto prezioso, che è molto profondo, che è molto importante per la nostra vita, per la nostra salute spirituale, perché stiamo parlando della luce che ha una fonte, che ha un'origine e procede esclusivamente dalla parola di Dio. La parola di Dio non è soltanto un libro scritto per gli uomini, dagli uomini, è un libro ispirato dalla terza persona della Trinità, del Santo Spirito, dove la scrittura dice, l'apostolo Paolo, che, o Pietro credo che lo dice, che questi uomini hanno scritto, sì, la parola ispirati, sotto la ispirazione dello Spirito Santo. E come lo hai detto molto bene tu, la parola è utile per istruire, per correggere e per formare il credente. Sì. Abbiamo bisogno della parola di Dio. Gesù ha detto le parole in Giovanni capitolo 6 versetto 63, le parole che io ho parlato sono spirito e vita. Perciò noi abbiamo bisogno dello spirito della parola, abbiamo bisogno del soffio. Sì? Del soffio, no? Del soffio che viene dalla parola di Dio. Questo è luce, questo è veramente luce, questo è vita eterna. E questa è la fonte è la parola. E Gesù ha detto, chi mi segue, chi segue la parola, chi segue la parola, dice, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Lui stesso è la vita, lui stesso è la vita. Lui stesso è luce, Gesù ha detto, Giovanni 14, 6, io sono la via, la verità e la vita. Perciò lui è la vita e lui è la luce del mondo. Perciò avere la luce della vita è avere Cristo dimorando in noi. Già non in modo tangibile, non in modo materiale, ma in modo spirituale. Perché noi sappiamo che la parte nostra materiale un giorno finirà. Noi sappiamo che abbiamo un limite di tempo biologico, fisico, materiale. Dopodiché, si lascia la terra, il corpo va a finire in cimitero, perciò si finisce la vita biologica. Però la vita spirituale, la vita dell'anima, la vita dello spirito, quella è eterna. Allora noi stiamo giustamente lavorando su questa area, senza trascurare la parte fisica, senza vivere come poveretti, come miserabili. No, noi stiamo considerando anche la parte fisica, però diamo più peso, più importanza. Siamo stati arricchiti in ogni cosa. Però la parte più importante, la ricchezza più grande che noi abbiamo è la parte del nostro spirito, perché dice la scrittura, Gesù ha detto che giova l'uomo, sì, guadagnare il mondo intero e perdere la propria anima. Amen. O sea, io posso fare di tutto in questo tempo, nel mondo, mentre che vita. Però è chiaro che, dice la scrittura, nudi siamo venuti e nudi torneremo, non ci porteremo niente, non ci porteremo niente. Però se perdiamo, se questa luce della parola risplende nella nostra anima, noi avremo guadagnato l'anima, ci sarà stata risparmiata la nostra anima della morte. Vale più la nostra anima di tutto l'oro che uno possa avere in questa vita. Poiché l'uomo era un'anima vivente, l'uomo, quando Dio soffiò il suo soffio vitale, divenne un'anima vivente ed aveva il libero arbitrio, perché il Signore gli ha dato il libero arbitrio all'uomo e gli disse, lo pose nel giardino e gli disse, fa quello che devi fare qua. L'importante è che non tocchi, sappiamo la storia di Adamo. Ora, la fase importante nell'uomo è guardarsi, proprio proteggersi, la sua personalità, quella che è stata maltrattata, perché il nemico lo ha fatto cadere, lo ha ingannato, e quindi dal momento in cui il corpo lascia questa terra, automaticamente lo spirito ritorna a Dio, e lo sappiamo, ma è l'anima, il fulcro centrale, l'anima che è l'uomo, l'uomo stesso, la personalità. Per cui dove andrà quest'anima? Quale sarà stato il giudizio di quest'anima? Guardate che bella la parola in Primo Pietro al capitolo 2,
dal versetto 2 dice questa: come bambini appena nati desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché per suo mezzo cresciate. Seppure avete gustato che il Signore è buono. Ora, voi che ascoltate la parola, noi siamo messaggeri, noi siamo stati nel mondo, noi veniamo da questo mondo, siamo stati chiamati dal Signore e grazie a Dio abbiamo ascoltato e grazie a Dio riusciamo ad intendere questa meravigliosa parola che ci dà la luce. Ma è una cosa bellissima, perché? Perché continua nel versetto 9, perché voi, ma voi, si riferisce al fedele, a colui che è chiamato, ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo che ha acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua mirabile luce. Noi non siamo speciali, è stata la parola quella che ci ha attirato con l'amore e ci ha aperto la via della luce, la via del Signore Gesù, perché tutta la parola che è di Dio, ripeto, è ispirata per fare crescere, per guidare, per correggere dove l'uomo ha, fino a un certo momento della vita, sbagliato. Sì, questo è chiaro. Ma allora c'è un segreto anche nella parola, dove io abbiamo visto questo, che è importante credere, è importante andare alla fonte, la fonte è la parola, però in quel momento, quando la parola viene esposta, viene rivelata, noi dobbiamo essere rigenerati, ossia, perché dice la scrittura che sangue e carne non possono ereditare il regno di cieli. A volte con la mentalità, con la idiosincrasia, con il pensiero, si contrappone, perché uno dice, aspetta, a me mi hanno insegnato tutta la vita, mi hanno insegnato così, come che la scrittura dice questo? Per questo abbiamo detto che è fondamentale di essere rigenerati. Amen. E questo lo possiamo vedere sempre alla luce della parola. Ad esempio in Giacomo, sì, el apóstolo Giacomo, al capítulo 1, versículo 18, dice: Egli ha voluto generarci secondo la sua voluntad mediante la parola. Amén. Di verità. Allora, cuando uno viene viene expuesto, la parola viene expuesta, viene revelada, fa un efecto, lo espíritu, el habita que proviene de la parola. ¿Qué fa el Señor? Dice, guardate che interessante, Egli ha voluto generarci secondo la sua volontà mediante la parola di verità. Per mezzo della parola di verità noi siamo generati in un nuovo essere, in una nuova persona. Lo dice anche San Pietro, prima Pietro, capitolo 1, versetto 23, perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Amen. Cioè, senza parola non c'è vita. Amen. Senza parola non c'è luce, senza parola non c'è vita nuova, perché dobbiamo essere rigenerati attraverso la mente, attraverso i pensieri del Signore, e questo lo troviamo nella parola di Dio. Ci fermiamo un attimino, andiamo ad ascoltare l'ultimo brano musicale d'oggi, torniamo subito. Grazie. Se il pane può
se il pane quotidiano, la tua parola parla a me ed io desidero tornati, siamo all'ultima parte, rimangono pochissimi minuti, 10 minuti mi dice Luca alla chiusura del nostro programma d'oggi. Sempre poco il tempo, non ci basta mai, dovremmo avere 2 ore di seguito. La parola è ampia. Però io credo che questi principi che vi stiamo condividendo saranno molto molto utili, perché la parola è spirito e è vita. A proposito di quello che hai detto tu, le informazioni che hai dato della nostra casa, perché Fonte di Vita non è esattamente una congregazione, siamo una congregazione, una chiesa, ma in realtà noi la vediamo come una famiglia. Amen. La grande famiglia della fede, dove c'è uno stesso cuore, uno stesso spirito, una condivisione, non soltanto dello spirituale, ma anche, se possiamo, perché no, anche delle cose materiali. Secondo l'esempio che abbiamo visto, che vediamo alla luce di Atti degli Apostoli, dove dice che la Chiesa e l'assemblea dei credenti in quel tempo avevano tutto in comune. Questo è amore, questo è fratellanza, è unità e comunione. Perciò in via Alicia numero 2, cioè vicino al centro commerciale Le Masserie, siamo vicino alla Piazza Croce, una traversa, vicino dove c'è la pizzeria all'angolo, c'è una traversa, via Alicia numero 2, lì a destra, troverete una insegna grande, scritto Centro Cristiano Fonte di Vita. Noi tutti
Tutte le domeniche alle ore 18:30 abbiamo un appuntamento soprannaturale divino lì, di armonia, di comunione, sì? di fratellanza. Vi invitiamo, se volete sareste benvenuti. Allora, un'altra cosa importante che tu hai detto del canale, abbiamo dal 2012 abbiamo iniziato un canale a YouTube. L'indirizzo è CC Fonte di Vita, tutto in minuscolo unito, scrivendo giustamente questo indirizzo spunta una fotografia rotonda con delle persone. Cliccando lì si può accedere al canale di Fonte di Vita. Andando proprio ai video troverete centinaia di video, di programmi precedenti, anche ci sono dei cartoni biblici per i nostri piccoli, musica, anche musica ebraica, c'è una ricchezza. Noi abbiamo lavorato da 5 anni, sì? da gennaio 2012 stiamo lavorando, è veramente una benedizione, lo mettiamo gratuitamente alla vostra disposizione. Mi ricordo quando l'Apostolo San Paolo, nella strada a Damasco, ha avuto un incontro, è stato visitato dalla luce, dal cielo, dal nostro Signore Gesù Cristo. Una delle cose che il Signore le dice all'Apostolo San Paolo, che in quel momento era Saulo di Tarso, colui che perseguitava la Chiesa, colui che metteva paura, sì, nei credenti, in quel momento il Signore distrugge quella azione malvagia e lo trasforma e diventa l'apostolo, il grande, sì, il nostro grande fratello, l'apostolo San Paolo, che io admiro personalmente per la profondità di parola. E una delle cose che il Signore le dice è: io ti ho costituito ministro per aprire i loro occhi. Amen. A coloro al quale lui era inviato, il proposito era aprire i loro occhi. Perciò noi, in un aspetto, non è che ci paragoniamo all'Apostolo San Paolo, per carità, no, non siamo a quel livello. Però una cosa sì noi stiamo facendo alla luce della parola è aiutarvi a vedere aspetti della vita cristiana, della vita di fede, a fin di aprire i vostri occhi alla verità, non ad altro, non a Fonte di Vita o una religione, no, alla parola di Dio. Perché chi ha la parola di Dio dimorando avrà la vita. Chi ha il figlio, dice prima Giovanni, ha la vita, ma chi non ha il figlio non ha la vita. E il figlio, abbiamo capito che in realtà oggi il figlio è la parola. Amen. È la parola di Dio. Amen. È fondamentale. E la parola è la pietra angolare. C'è un fondamento stabilito, dice la scrittura in Efesini, da apostoli e profeti, però la principale pietra d'angolo è Gesù Cristo mismo. Amen. Esteso. Amen, amen. E è proprio così, perché chi è che dimora nel Signore è, ripeto, è luce, ma non perché noi fossimo giunti a questo per i nostri meriti, perché proprio Paolo Apostolo dice questo: noi siamo stati chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce, e siamo addirittura, dice, siamo stati trasportati nel regno del suo amato figliolo, Gesù Cristo. Quindi pensate voi, uno dice una cosa di questa, così umanamente dice, ma cosa sta dicendo questo? Ma la realtà è che, come giungerà un giorno Paolo a dire, non più io vivo, ma Cristo vive in me, noi vogliamo, perché è nell'anima rinnovata e nel cuore, giungere proprio a dire questo: io vivo per Cristo, voglio vivere per Cristo. Perché? Perché in Cristo si racchiude tutta la pienezza del Padre da cui noi proveniamo. Perché, come avevo detto poco fa, un giorno l'anima mia sarà giudicata. E nel giudizio che dovrà subire l'anima mia, perché lo spirito mio tornerà a Dio e il mio corpo tornerà in cenere, e la mia personalità dove tornerà? Cioè, io ho l'indirizzo dove tornare,
Allora, siccome Gesù Cristo è il mio mediatore, io so in chi ho creduto e io desidero tornare al Padre. Una cosa meravigliosa, credetemi, nella fede è una cosa meravigliosa. Ma per questo abbiamo bisogno della parola. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. E la verità abbiamo visto che è la parola, la somma della tua parola, dice il Salmo 119-160, è la verità. Perciò, per tornare al Padre abbiamo bisogno di Cristo, ma Cristo è la parola. O sea, avendo la parola noi avremo la vita. Stiamo finendo, ci rimangono un paio di minuti, sì, due, tre minuti. Vogliamo chiudere, concludere questo programma, no, con Colossesi capitolo 1, versetto 11 al 14. Con questa scrittura vogliamo concludere il programma d'oggi. Fortificati con ogni forza, secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza con gioia, rendendo grazie al Padre che ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce, poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati. Perfetto, dice allora: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Amen. Di questo si tratta. Amen. Credendo in Lui, avendo la parola dimorando nel nostro cuore, noi saremo posizionati nel Figlio. Alfio. La nostra via, la via meravigliosa, Gesù Cristo, che noi ci gloriamo veramente, ci rallegriamo e abbiamo questa speranza e questa fede, perché questa certezza ce la mette proprio il rinnovamento della parola arrivata a noi, perché il Signore ci attira con amore e la parola è amore. Grazie a tutti, ancora una buona serata, ci risentiamo alla prossima trasmissione lunedì, ricordate, il tema della verità alle 17:30, il Signore possa benedire i vostri cuori e vi possa riempire grandemente di pace, di serenità e, perché no, e di conoscenza nella parola del Signore. Amen. Dio vi benedica, grazie per l'ascolto della parola, per aver seguito questo programma Fiumi d'Acqua Viva. Per noi è stato un piacere e vi aspettiamo, se volete, domenica 18:30 in via Alicia numero 2 a Ragusa, ci troverete. Grazie per l'ascolto, buona domenica e lunedì, con la grazia del Signore, ci ritroveremo in questa emittente. Un abbraccio forte, Dio benedica, a presto, grazie. Presentato Fiumi d'Acqua Viva, a cura del Centro Cristiano Fonte di Vita, via Lisia 2, Ragusa. Grazie per l'ascolto.